È tutto pronto? Quasi. Cosa significa quasi? Ho parlato con Montreal. Un cenno e i satelliti di trasmissione sono nostri. Qualche settimana di disagi e il pubblico sarà pronto al nostro richiamo. E le cliniche? I loro fondi sono in mano nostra. Faranno ciò che vogliamo. Qualche settimana di disagi e il pubblico sarà pronto al nostro richiamo. Jensen? Jensen, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto a tutti i pazienti con innesti di presentarsi alla LIMP. Pare ci sia un problema con i biochip. E siano i disturbi che ho riscontrato? Li abbiamo avuti tutti. Finora non sono riuscito a capire perché. Ti stai dirigendo verso una clinica? Sto conducendo degli altri test. Ma dato che non posso fare lo stesso su di te e che non sappiamo quando tornerai, forse è meglio non aspettare. Vedi tu. Lei qui per richiamo? C'è problema con interfaccia periferica neurale. Sì, mi chiamo Jensen. Adam Jensen, la tua tenacia è alquanto irritante. Che ne dici di arrenderti? Temo di non poterlo fare, Zhao. Vedi, ormai ho capito. So cosa volete fare tu e i tuoi amici cospiratori. Davvero? Come sei astuto. Un nuovo biochip. Un aggiornamento per limitare le capacità degli innesti. State creando un sistema per uccidere. Avete rapito la squadra di Megan Reed per ottenerlo e state conquistando il mercato per distribuirlo. È tutto perché avete paura delle persone come me. Persone potenziate, in grado di resistervi. Nessuno ti teme, Jensen. Tutti i tuoi sforzi e i tuoi infantili tentativi di interferire non hanno portato a nulla. Dimmi, di recente sei stato in una clinica LIMB? Oh, sì. Sei riuscito a comprendere i nostri piani, ma è troppo tardi. Liberati di lui, Namir. Have you been to a limb clinic lately? Let me guess. That was supposed to shut me down, right? Leave me broken and begging. The orgs were recalled! You should be offline! Women never fail to underestimate men. You should have stayed dead, Jensen. Ma David mi ha convinto che era importante per l'umanità. Saremmo diventati tutti migliori. Ma Hugh mi ha fatto capire quanto mi sbagliavo. Hugh? Hugh Darrow? Questa struttura è sua. Dopo che Namir ci ha portato qui... Richard! Fammi parlare con Sarif, ora! Adam, ti prego! Hugh finge di collaborare con la Tai Yong e gli altri. Ha scoperto cosa vogliono fare e si è offerto di aiutarli. Ma solo per ostacolarli, il loro segnale di... controllo non funzionerà. Funziona già, Megan. Zhao è quasi riuscita a disattivarmi. No. No, non può essere vero. Ti ho mai mentito? Ripristinerò il software. Tornerà tutto a posto. No! Ho isolato il tuo chip così che non venga raggiunto da segnali esterni. Si tratta di un sistema basato sulla nanotecnologia. Grazie, David. Signore e signori, il signor Sarif mi ha chiesto di mostrare come il potenziamento umano può cambiare ogni cosa. E dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso che è proprio ciò che devo fare. Perdonami. Ha modificato il segnale di controllo. Avrà effetto su chi dispone di un nuovo biochip. Hugh non me l'aveva mai detto.
fossi in lei non lo farei, signor Jensen. Se disattiva il blocco, tutti i demoni nascosti in questa stazione ci piomberanno addosso. Hai paura di morire, Darrow? Oppure di affrontare ciò che hai fatto? Ah, io so che cosa ho fatto, mi credono. E non mi procura alcun piacere. Eppure lo hai fatto lo stesso. Ho fatto ciò che doveva essere fatto. 20 anni fa ho donato al mondo la tecnologia dei potenziamenti pensando di renderlo migliore. Invece era l'arma che l'avrebbe distrutto. Nessuna legge o regolamento dell'ONU avrebbe cambiato le cose. La gente sta morendo. Centinaia di migliaia di persone spinte sull'orlo della follia a causa tua. Dovevo convincere il mondo. Le persone erano convinte di poter rubare il fuoco agli dèi e ridefinire la natura umana. Ma questo è l'unico elemento in grado di darci una dimensione morale e la socialità necessaria per una vita pacifica. Se la annientiamo, annientiamo la nostra specie. Non cercare di spacciarti per un redentore. La tua è pura e semplice follia. Lo credi? Quando tutto sarà finito, gli Illuminati non potranno controllare gli uomini e le donne come te come avevano pianificato in modo totale. Nessuno potrà usare la tecnologia che ho inventato per plasmare gli altri a proprio piacimento. Sappiamo entrambi che questo è già successo. Ti senti una specie di Dottor Frankenstein. E ora vuoi uccidere il mostro? A dire il vero, signor Jensen, preferisco immaginarmi nei panni di Dedalo, che osserva impotente il figlio. Albert Einstein ha detto: il progresso tecnologico è come un'ascia nelle mani di un pazzo criminale. Ci ho messo un po', ma ora capisco tutto. Quante volte abbiamo inseguito il sogno del progresso solo per vederlo naufragare? Quante volte le macchine che abbiamo creato per migliorare le nostre vite ne hanno spente milioni? E ora vogliamo rivolgere quel sogno verso di noi per migliorare radicalmente ciò che siamo. L'esperienza insegna quanto può essere pericoloso. Quante volte, mentre svolgevo il mio dovere, sono stato a un passo dal ricorrere a qualche scorciatoia abusando del mio potere. Ho resistito. A volte a stento, solo per rispetto della vita umana e delle mie convinzioni. Ma posso disprezzare coloro che non ce l'hanno fatta. La tecnologia ci offre la forza. La forza consente il dominio, e il dominio spalanca le porte dell'abuso. Darrow lo aveva capito. Sapeva che ricorrere alla tecnologia per diventare più di quello che siamo avrebbe potuto renderci incapaci di amare, di avere aspirazioni e fare scelte morali. Di tutto ciò che ci rende davvero umani. Inoltre avrebbe potuto dare ad alcuni uomini il potere di guidare le scelte degli altri, prescindendo dalla dignità umana. Credo davvero che l'umanità possa salvarsi. Ecco cosa mi ha chiesto Eliza. In verità, non lo so. Dopo tutto ciò che ho visto, il caos e i combattimenti attorno a me, l'unica cosa in cui voglio credere è che alla fine gli esseri umani ce la faranno. Negli ultimi mesi ho affrontato molte situazioni pericolose. Potevo arrendermi più volte, ma il desiderio di scoprire la verità, di svelare segreti nascosti da altri e sopravvivere, mi ha spinto a non cedere. Il più delle volte ho agito secondo i miei valori, pensando alle conseguenze delle mie azioni. Mi sono aggrappato alla mia umanità, resistendo all'impulso di abusare di potere e risorse per raggiungere i miei obiettivi. E alla fine ho fatto ciò che dovevo. Ma questo significa che ho il diritto di scegliere per tutti? No. Perché non spetta a me. E non spetta neppure a Darrow, a Sarif o a Taggart. Saranno gli uomini e le donne comuni a decidere insieme che strada dovrà prendere l'umanità.
tutte quelle persone che infinite volte hanno scelto e realizzato il futuro nel cambiamento, rinunciandovi quando era negativo, abbracciandolo se positivo. Sapranno rifarlo? Non lo so.